Che è successo, stupido? Chiudi la bocca, mocciosa! È arrivato il momento che Claudio Bonia della Carcovon Suez sputi il rospo di fronte a tutti i suoi amici. Oh no, pensavo che il peggio fosse passato. Basta! Ma evidentemente... Sono arcistufo della vostra ipocrisia, capito? Adesso vi smaschererò uno per uno. Quattro! Siete i quattro buffoni dell'apocalisse, ma ora è finita! Non lo ascoltiamo, non lo ascoltiamo! Tu stai male, hai bisogno di un medico, bene, basta, te lo basta, dico basta. Io. Non sono matto, sono matto! No, sì, impazzisco per sapere la verità, per sapere la verità! Si può sapere che cosa stai dicendo, povero sciocco? Eccola, ci mancava solo lei, ma ora farò vedere a tutti un certo documento rovente contenuto qui dentro. No, no, non sarà mica quello che sto pensando, vero mamma? Chiudi la bocca e aiutami, cara. No, 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 no! Basta, smettetela! Lasciami, stupido! Dammelo! Ah, ci mancava solo la rissa tra le streghe adesso! Basta, dammelo! Smettetela! Non mi avete sentito! Attenta come parli, stupida! Lasciatemi stare, sono il vostro giudice! Conti minimo, qualcosa, non stare lì fermo come una statua! Va bene, basta, basta, smettetela! Adesso vediamo di che si tratta. Frena, scemo, frena, frena! Prende, sei malato, vuoi che ci ammazziamo? Sa tutto, tuo fratello ha raccontato tutto. Che ha detto mio fratello? A me niente, lo diceva a te. Che cosa? Che quella tra te e Olivia era una storia impossibile. Io mi fido di te e tu mi ripaghi così. È tua cugina, imbecille, no, aspetta, aspetta, aspetta. Bernardo, non li conosci? I deliri di Nicolas, ma dai, non li conosci? Spiegati, quali deliri, quali deliri? Ah, tu non sapevi niente? No, non lo so, dimmelo, che c'è? Niente, solo che Nicolas è molto agitato. Nicolas sta male, dice continuamente delle stupidaggini. Delira. Sta male. Olivia non me l'ha mai detto. No, no, certo che Olivia non te lo racconta. È un segreto di famiglia. Questo non si può raccontare. Siamo tutti molto spaventati. Non hai visto quanto parla? Non hai visto che trema sempre come se stesse sull'orlo di un collasso? È per questo. Pensaci, cerca di ricordare, per favore. Tu che sei tanto intelligente, Bernardo, te ne sei accorto? In quel flauto non ci sarà anche l'atto di matrimonio con Delfina, vero? Sta zitto, noioso. Chiedo mille volte scusa, veramente. Che confusione. Mi dispiace tanto. Abbiamo tutti i nostri segreti, le nostre miserie. La mia bambina era molto incosciente, era molto ingenua. È cambiata solo l'età perché è incosciente come prima. Non essere così cattiva. In quel flauto... In questo flauto non c'è niente, è vuoto. Eh? Adesso, Bonilla, per favore, vuoi spiegarci di che si tratta? Lo faccio subito! Ma certo, certo. Diciamo che volevo raccontarvi che Malala e io ci siamo sposati. Ah, bene, congratulazioni, auguri. Sì, sì, sì. Ma lei ha annullato tutto e mi ha lasciato. Oh. Sì, ci ho ripensato. Può capitare di avere un dubbio, no? Sì, poteva venirti prima di sposarti, è però... È molto, molto romantico, ma io pensavo che qui dentro ci fosse la ricetta di tutte le vostre infinite perfidie da streghe. Invece non c'è niente. No, c'era qualcosa. Adesso no, ma prima c'era. Una lettera d'amore che mi ha scritto lui, ma è molto intima, sì. E così l'abbiamo nascosta nel flauto. Ah, sì, certo, è vero, sì. Io volevo gridare ai quattro venti che lei mi ama e mi desidera. Per questo non capivo, sciocca. Scusa, sono stata impulsiva, ma adesso se ci ripensiamo possiamo aggiustare tutto. Ecco, bravi, aggiustate tutto tra di voi da un'altra parte. Poi tornate così lavoriamo, che c'è molto da fare, ok? Va bene. Bonilla, tieni. Ah, grazie. Il documento, dove sta il documento? Non ne ho la minima idea, l'avevo messo qui dentro. Tu sei perso di una natura morta, sei solo un idiota. Sì. Guardate un po' che cosa vi ho portato. I nuovi biscotti. Con la cioccolata bianca. Dai, siamo seri, continuiamo. Senti, Thomas, io capisco che nessuno sopporta né Delfina né sua madre, ma non è che siano delle streghe, dai. Sono solo una proiezione del male universale, capisci? Sono streghe e mi fa rabbia che Massimo non creda quando dico che Delfina lo ha stregato. Stregato o no, dobbiamo separare Delfina da Massimo, è chiaro? Sì, sono d'accordo. Ottima idea. Dimmi una cosa. Sì. Vi intromettete sempre così nella vita degli altri? No, aspetta, io personalmente credo nell'autodeterminazione della coppia, ma in casi come questo ci vuole un intervento chirurgico. Ragazzi, separiamo Massimo dalla strega. Grazie! Sì! Ragazzi, aiutate Nico, per favore. Siamo appena tornati dalla spiaggia. Fa male, bellissimo. Anche tu sei stato colpito dalla maledizione delle streghe.
male. Teresa! Oh, non ci posso credere. Guardate quanto ci manca. Non faremo mai in tempo per l'inaugurazione. Non vedo l'ora di inaugurare la nostra Flor del Mal Gym. Perché non la smetti con quel nome diabolico? Non capisci che ci vuole un altro nome? Un nome di pace, gioioso. Un nome che inviti, non so, a rilassarsi. Eccolo. Vasca Gym. La Vasco Gym. Si può sapere perché ridete voi due? Siamo due imprenditrici che discutono di cose importanti. E poi con quella faccia piena di vernice è meglio stare zitti. Ma dai, non prendertela tanto, Flor. È solo che siete molto buffe così, tutte in giallo. Sembrate un mazzo di fiori. Sì, sì, un mazzo di fiori gialli. Oh, ho trovato. La palestra si chiamerà Fiori Gialli, Fiori Gialli Gym. Potrebbe essere questo il nome. Sì, 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 mi dica, signor giudice, l'ascolto. Non so, c'è stato un problema. Non sappiamo come, ma è scomparso il suo atto di matrimonio con la signora Malala. Comunque, state tranquilli, il matrimonio è valido. Non posso crederci. Dice sul serio? Ma certo, il documento è già registrato all'anagrafe e lì nessuno può toccarlo. Grandioso, mille volte grazie, signor giudice. Che stai facendo, tesoruccio? Non è l'ospedale geriatrico, gliel'ho già detto. Hanno sbagliato. E come ti dicevo, amore mio, ho annullato il matrimonio perché è molto rischioso, mio caro. Sì. Ti conosco molto bene, so che cos'è l'ambizione e ti potrebbe tentare. Ascolta, sai una cosa? Mi ammazzerei se sapessi che mi hai sposato pensando alla mia futura fortuna. Ma che cosa dici? Non puoi sapere quanto questo mi offenda. Sono contento di stare al tuo fianco semplicemente perché ti amo e non chiedo assolutamente niente per me, ma quando avrai la tua parte ti raccomando di comprare campi, agriturismi, casali, case, fattorie. Va bene, ci penserò. Adesso procediamo con ordine. Ora ci sono delle priorità. Bisogna trovare l'atto matrimoniale di quei due perché quell'inutile ippi noioso non pretenda di continuare a comandare. Tranquilla, puoi stare tranquilla, Malala, me ne occupo io. Chi è morto? Una ruga! Ho bisogno di farmi subito un bagno. Devo togliermi questa crosta di dosso. Ti sta bene il look zafferano? Aspetta, scusa, dove vai? È meglio che tu vada a casa tua. Ormai è tardi, così ti fai un bel bagno, eh? Sì, adesso me ne vado. Ti dispiace se saluto la mia ragazza? No, certo che non gli dispiace. Ma guarda che impiccione che è diventato. Voglio salutare il mio uccellino. Sembra un canarino giallo. Quanto sei bello. Bene, vado a farmi un bagno. Ciao, per ci rendermi vediamo. Presentabile. Divertitevi. Mi piacerebbe darti la buonanotte in camera tua, ma hai visto in che stato sono? Sono troppo... Ciao, Massimo. Ciao, Massimo. Che cosa hai fatto? Ti sta bene il giallo? Sì, sì. Scusatemi, ma non salutate Delfina? Io saluto te perché sei stregato, ma lei mai. Ma che cafone. Che carini che sono. Su, ragazzi, ora andiamo a fare la ninna. Ora andiamo a fare la ninna. Sappi che abbiamo le idee molto chiare. Dietro quel sorriso falso che fai, muori dalla voglia di buttarci nell'acqua bollente. Che carini. Sono veramente creativi. Quanta immaginazione. Sono magnifici. Vado a farmi un bagno. A domani. A domani, cara. Strega. Perché non smettete di perseguitarla? Non vedete che Delfina vi vuole bene? Quando lo capirete... Non vuole bene nemmeno a sua madre, ma aspetta, dai, finisci. Aspetta, vuole bene i soldi, però. Soffre di sindrome da malvagità perpetua. Sta facendo qualsiasi cosa per farsi perdonare. Perché non l'accettate? Vado a farmi una doccia. Vai a dividere la spugna con la strega? No, no. Massimo, il tuo bagno è di là. Sì, vado. Stavo pensando... Questo va a cercare Flor.